Coach, si conclude questo torneo internazionale Città di Giulianova, 6 vittorie in altrettante partite. Qual è il suo bilancio per quanto riguarda questo test importante poi in vista dei mondiali? Ma sicuramente è stato un torneo importante sia per le squadre che sono venute che per la Città di Giulianova e anche Pineto e Alba Adriatica che ci hanno ospitato, quindi sicuramente sulla Riviera non sappiamo quanti sono poi gli appassionati di basket. Purtroppo o per fortuna a Roseto stanno giocandosi la promozione, quindi non abbiamo potuto utilizzare il palazzetto di Roseto. Tolto ciò, credo che sia stato veramente un impegno che ha dato la possibilità ai 16 giocatori che ho avuto l'opportunità, grazie alla federazione, di avere qui, di provare varie soluzioni. Il cammino e il percorso è lungo verso Dubai. Novembre non è proprio alle porte, abbiamo tutta l'estate. Per questo abbiamo deciso di dare una settimana ogni mese di raduni per poter lavorare meglio possibile con i 12 che poi saranno a Dubai e lì speriamo di fare il meglio possibile, ovviamente.